la rassegna. Spostati. Sì, silenzio. Albert, presenta la rassegna. A posto. Posso partire? Partiamo. Buongiorno a tutti da soveradiamo.com, la filiale qui a Rock and Roll. Oggi 3 ottobre, finalmente dopo 3 anni e mezzo, visto che la fate di pomeriggio, riesco ad essere dei vostri, non alle 6:30 di mattina. Buon sabato e buona domenica da tutta soveradiamo.com. Boh, la possiamo già finire qua, che no, dire, andiamo avanti a fare. Che dire? Che dire? No, perché molti si chiedono, ma chi è questo ospite? Signore? Ma chi è questo signore? Dice c'è una signora che è. Guarda, sono le cose serie, sennò abbiamo gli bagatelle. Vai, quindi io non sono qua per me, come sapete, ma sono buongiorno, buongiorno a Torino Pietro. Buongiorno a tutti. Sono qua perché delegato da un'associazione di Santa Caterina per poter parlare di cose serie, non delle sempre le solite. Sì. Delle solite cose di cui parlano questi tre, è vero, giusto. Per cui quando parliamo di quelle cose, un attimo di attenzione molto seriamente. Anzi, parliamo subito di quelle cose, come sì, dice così lui. Poi possiamo sfogarci. Ah, okay. Okay. Ok, quindi lancia Corrado. Allora, a Santa Caterina c'è stata una bellissima iniziativa. Ah, ti saluto, ciao Corrado. Ah, grazie. Grazie. Oh, seconda rassegna consecutiva non accadeva da tanto. Sì. Edoardo dov'è? È vero, l'ultima storia. Il sabato lasciamo stare. Vabbè. Allora, Santa Caterina c'è un'iniziativa bellissima che riguarda il baratto. Inizialmente riguarda il baratto, adesso mi pare che sia in evoluzione. Guarda, intanto a gestirlo è stata una bellissima raccolta. Il centro di aggregazione sociale I Gabbiani, col presidente Fortunato Colubriale. Nasce per l'esigenza del luogo, perché Santa Caterina accoglie diversi personaggi che in qualche modo e in qualche misura hanno bisogno. Quindi nasce come idea di baratto con dei locali messi a posto dell'amministrazione comunale che hanno loro adibiti e sistemati. C'è stata una piccola, come dire, sottovalutata una piccola importanza, che è la generosità del paese. È stata grande perché in qualche modo hanno portato davvero l'ira di Dio, di vestiti, di abiti. Abbiamo le immagini, quindi se le troverete integrate nella rassegna stampa, le immagini proprio del deposito, così, dove ci sono tutte queste. Ma la cosa straordinaria è che ci sono tantissimi vestiti per bambini o abiti per bambini o vuol dire abbigliamento per bambini con l'etichetta, cioè non roba particolarmente usata, ma addirittura nuova, per poter contribuire. Questo è un bel segnale. Veramente un bel segnale. Che è successo adesso? Qui oggi doveva esserci il presidente con qualcuno dei soci del centro di aggregazione. Purtroppo hanno avuto un lutto. Io ho parlato con lui, hanno avuto un lutto all'interno dell'associazione. Alle 15 c'è stato funerale a Santa Caterina per altro paese, Borgo, e non sono potuti venire. Quindi la voce mia è come se fosse la loro. Hanno tanto, ma tanto, tanto materiale da poter dare. La domanda è: come possiamo noi contribuire ad alleviare qualche sofferenza dando qualcosa di quello che abbiamo? E allora abbiamo pensato. avevamo detto seri, però. E il numero di telefono. Avevamo detto seri. Abbiamo il numero di telefono. Allora. Quindi chiunque avesse bisogno in qualche modo. Abbiamo pensato parecchie cose, dico la verità, di fare manifestazioni, ma alla fine. Parlare di meno e fare di più e non dare manco tanta pubblicità e manco tanta visibilità, la cosa sarebbe la cosa migliore per chi soffre. Allora daremo semplicemente un numero di telefono. Posso? Quello del presidente, sì. Che addirittura si mette a disposizione di aprire il centro del baratto ogni qualvolta qualcuno ne chiede e ne ha bisogno. Lo scriveremo anche nel testo dell'email. Sapete, la situazione delicata, la situazione della dignità, la situazione è tutto quanto che occorre. È un'opportunità per chi vuole, per chi pensa di poter sfruttare questa occasione. Ovviamente diamo direttamente il numero del presidente, perché così la cosa è proprio ad personam. Semplicemente perché soveradiamo? Perché riteniamo che sia un mezzo straordinario per poter comunicare, per poter dare informazioni di questo tipo. Un caffè per favore. Avevamo detto seri. Ditemi quando finisce la partita. Ma tu sei. Quindi vi chiedo che la prossima volta, non appena avranno l'opportunità di essere qua presente il presidente e qualcuno di loro, che parleranno loro direttamente di questa. Ovviamente. Io vi dico la verità, sono. Soveratiamo per queste cose è sempre disponibile. È possibile anche per chi volesse aiutare, fornire pure, cioè se qualcuno di soverato volesse integrare, può utilizzare sempre questo. Le immagini vedete che c'è veramente. La cosa bella è che non è limitata a niente, a nessuno. Ogni persona che potrà venire
che ha queste informazioni di qualsiasi parte di paese e qualsiasi punto si trova possa usufruire, è una cosa troppo bella, un messaggio assolutamente da far passare, assolutamente, senza confini, assolutamente, senza paese, senza... Noi daremo più spazio possibile a questa cosa all'interno del sito, pubblicheremo il numero di telefono, il video, ovviamente tutto quello che c'è a disposizione. Allora, io vi lascio, no, tu stai con noi, nella parte con le ardiche poi ci stai benissimo, ah, va bene, adesso svesti i panni della parte seria, siccome parliamo di cosa seria, possiamo darci subito finiamo la cosa seria, e quindi vogliamo far passare questa notizia, per veicolare questa notizia come una cosa importante, un concetto della solidarietà vera, e non sappia la destra quello che faccia la sinistra, chissà cosa seria. Adesso non chiudiamo la partita, perfetto. Avvisare il nostro sito sul telefonino sociale, amici, io non so se voi state vivendo la stessa sensazione che sto vivendo io con Soveratiamo, non si può dire, non si può guardare, ne esce sempre che la pagina è pubblicità con una X, poi io chiudo l'X e siamo sempre ridotto l'età, e stamattina ero in difficoltà, non sapevo, avevo mezza X, ma dico come però adesso hai imparato, non ho imparato niente, poi sempre mezza X, hai imparato che cliccando in qualsiasi posto allora si chiude. Vi chiedo per favore, se anche voi vivete questa mia necessità di non poter scrivete, esatto, fatelo presente, scrivete, telefonate a corradini.com, telefonate a Pietro Mosè .com, scrivete, non è possibile, non è possibile, no, non posso, no, a me mi dà solo stare per come strano, ma si è in campagna da mattina alla sera, un sacco, cioè non guardiamo su pezzi di pane, insomma, no. Beh, abbiamo questo gruppo di ascolto in favore di Torino Pintelli. Leggiamo il comunque Torino, informazioni di servizio per te e per tutti gli altri, non ce l'hai. Basta cliccare fuori dal pop-up alla foto e il pop-up si chiude magicamente, c'è stato un pop-up. Okay. Volendo volevo farlo. No, senza fare proprio. Detto questo, andiamo a leggere perché poi abbiamo tanta carne al fuoco, ovviamente. Benissimo. Le notizie di Soverato, il quotidiano del sud. Guarda Valle, sequestrato il patrimonio del clan. Ne abbiamo parlato anche noi, tra gli immobili anche una villa sulla sommità del borgo Marinaro. Beni per un milione e mezzo il provvedimento nei confronti dei Gallelli e dei Gallace. Bene. Sono le nuove forme di aggressione dei patrimoni, appunto, da parte delle forze dell'ordine. Vado io sempre, no? La nocciola mi lascia. A tutta nocciola parte la sfida del futuro per lo sviluppo del territorio. Questa è la notizia naturalmente di Cardinale con vicino il regno. Gianni, ciao. Isca sullo Ionio ha premiato il muscolo di grano. Anche qui si parla di gastronomia, un prodotto nato dall'ingegno e dalla creatività. A Expo 2015 per la categoria We Green, riconoscimento a Lucia Marascia. Complimenti. Benissimo. Andiamo sulla Gazzetta. Alberto, non vuoi leggere qualche titolo? Alberto, vuoi leggere? Io ascolto. Alberto, vuoi leggere? Io guardo le figure. Soverato, la sede della polizia locale tornerà a Palazzo di Città. Questa è ancora una domanda. Ma potrebbe essere anche una notizia. Potrebbe anche diventare una notizia. Ma questo punto interrogativo. Qualcuno l'ha visto questo punto interrogativo? No, c'è. Questo è un intendimento del primo cittadino che vuole riportare la polizia municipale al Palazzo di Città. Invece questo è un intendimento di Emanuele Amoruso. Ecco la notte dell'ipocampo che avremo a breve, ciao Emanuele, non lo so, in rassegna stampa, quindi l'invito è stato raccolto, no, quando finisce la raccazzotti in giro, no? Se continui che bello Soverato andrà in scena il 10 ottobre a partire dalle ore 19, la notte dell'ipocampo, quindi aspettiamo di conoscere anche i particolari. Dov'è? Invece qui il PD solidale con il segretario Francesco Severino, prossimo ospite della rassegna stampa. Dopo la bagarre dell'ultimo consiglio comunale, sì. Severino, voglio sapere cosa è successo. Chi c'era in questo consiglio comunale? Mosè. Severino, avevamo Mosella inviato speciale. Mosella ha accolto l'invito. Sarà il prossimo. Sul Soverato c'è scritto anche rimborsato il costo dei libri e riattivata la mensa. Altre due notizie. Siccome mi ha detto che fino a luna è rimasto a scrivere, volevo capire che è successo. E che lui ha partecipato alla bagarre. È stato un consiglio comunale animato. Abbiamo qui un ex esponente del consiglio comunale sulla rete. Ma quante volte sono successe queste cose in consiglio comunale? Mai. Ecco. Una volta si parlava di politica. No, attenzione che è piccante oggi, Pintelli. Sono d'accordo. Quindi mai. Ma avevo fatto la visa nella faccia del clown della serie. No, ma dico mai durante la tua esperienza politica c'è stato un consiglio animato. Devo dire tantissime. Poi sono stato tanti anni, davvero tanti anni, perché ogni viste le cotte di tu sei stato alla maggioranza, all'opposizione, hai fatto tutto. Tutti i partiti, su, sì.
Quindi con grande esperienza con portafoglio senza della portafoglio. Serie non butti in da perdere io. Mai. Benissimo, benissimo. Dicevamo tante cose di cui parlare. Tromparlo, non tromparlo, diretto, mandata la casa, assessore, sfiduciato, tutti. E cosa ne pensi adesso della situazione? Mi pare che si è già espresso, no? Perché faccio domande? No. E sei qua. Ma hai detto che volevi parlare. No, non voglio parlare. Ma scusa, dillo, nel fuori onda ci avevi detto a tutti quanti che volevi parlare della situazione politica. Ma prima va bene, va bene, grande fine settimana anche questo. Ma il torneo di pallavolo, vogliamo parlarne? Ma perché avete poi passato la questione politica, la domanda che ha fatto? Ah, allora volevi rispondere. Allora vuoi rispondere. Ripeti la domanda. La domanda, cosa ne pensi, visto dall'esperienza passata, della situazione attuale? Senza... Ma io non c'ero in consiglio, lui era in consiglio. Ma senza, no, ma in generale, non fate esprimerti sulle persone. In generale, cosa pensi? Come la vedi? Vedo che... Ci auguriamo, non gli specchi, in bocca al lupo. No, volevo dirvi perché la questione è veramente strana, è difficile per noi come cittadini, abbiamo la possibilità di uscirne perché vedete è tutto soverato e allora uno potrebbe parlare per ore, e quindi viva la politica e speriamo che la politica ci caccia dai guai. Sì, ha risposto. Esauriente, ogni politico. Perfetto, proprio in politichezza, eh? Benissimo. Cosa abbiamo in questo fine settimana? Stasera c'è la finale del torneo lì alla Palascoppa. Ma se mi balli però è finito. Domani invece abbiamo, va bene, il calcio a 5 che ormai è iniziato il campionato, giocherà fuori casa, il Soverato Napoli gioca pure fuori casa. Oh, c'è anche l'amichevole domani del basket. L'amichevole del nuovo basket Soverato che si prepara al prossimo campionato di Serie D. E quindi insomma, e poi c'è una cosa che seguirà Corradini come ogni anno, sì. La festa dei nonni al quartiere Corvo in via Mirante, che la sede accanto all'acquario, quindi non mancate. Posso dire una cosa dopo tante polemiche a cui io ho solo assistito? Quali polemiche? Ci sono state tante polemiche in passato riguardo però non fare un polemico il campo tu proprio vuoi proprio buttarci in pasto, eh? Tante polemiche sul campo ibrico. No, diciamo che si sta completando. Io devo dire la verità, io ho solo assistito alle polemiche, agli schieramenti, io avevo detto la mia, ma in termini molto amicali con gli amici, appunto, che alla fine, una volta che la cosa era partita, era giusto finirla, secondo me, nel migliore dei modi, invece di ritornare. Io quando ho visto quel tappetino verde piazzato lì, vicino al mare, a me è un brividino di piacere. Io spero di poter che si possa concludere al meglio questa situazione perché a me piace quel campo e che possa essere fruibile. Vuole fare una domanda? No, ma tu che cosa ne pensi della questione politica? Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Tonino. Giusto perché anche per intenderci, siamo molto altro, pure per sapere come la pensiamo. Ma scusate, ma all'amico di tutti, Corradini, sta domanda la agiti. Perché me ne sto interessando poco, quindi è inutile che me la faccia. Di politica scrivi. Scrivo ogni tanto. No, quando scrivo? Ma tu personalmente come la vedi? Cosa ne pensi? Io sono solo e sempre ottimista. Ottimista. Va bene. Allora, grazie Torino per averci portato questa bellissima iniziativa di Santa Caterina e che noi sponsorizzeremo e porteremo avanti. Quindi guardate anche il video che c'è allegato qui nella rassegna stampa, si vede tutta la sede con il materiale. Si può avere un'idea. È inutile dirvi che vi ringrazio e porti ringraziamenti anche dell'associazione dei Gabbiani di Santa Caterina, che vi chiederanno di essere ospitati prossimamente appena saranno liberi. E vi voglio dire anche un'altra cosa, l'idea di essere qui con voi e promuovere questa loro iniziativa, questa loro esigenza attraverso Soveratiamo non è stata mia idea, ma è stata loro. Quindi non sono qua perché siete amici miei, ma perché è stata espressa richiesta di dargli una mano e di aiutarli per risolvere in qualche modo il loro bisogno, che è una montagna di materiale, per fare qualche piccolo richiesta. In questo modo insomma si aiuta, si aiuteranno tante persone. Grazie come sempre, Alberto Libero di Santa Caterina. Non lo so, volevi dire qualche altra cosa? No, Alberto, che fra 3 anni e mezzo, tuo momento, tre anni e mezzo ho detto chiudo. Vuoi salutare mamma, papà, zio, amici, amiche? Tra tre anni e mezzo ritorna. Bene, noi voglio tutti io. Buona domenica, non so se ci rivedremo domani, chissà. Domani o lunedì ci rivedremo sicuro. Abbiamo due rassegne in programma. E chi sono? Lanciamo lo scudo. Severino ha accolto il nostro invito e sarà prossimamente consigliere di minoranza. Consigliere Severino e poi Amoruso con lo staff. Maggioranza, quindi noi siamo sempre par condicio. Maggioranza e minoranza. Perfetto. Va bene. Ormai è perfetto. Grazie Tonino, grazie per la splendida iniziativa e speriamo di pubblicizzarla il più possibile. Ciao a tutti. Buon weekend, buona domenica, che bella superato sei.